Allora, innanzitutto facciamo una cosa, una chiosa piccola sul calciomercato. Notizie, lo dico io, che mi sono fatto un giretto di telefonate, non è che faccio che pettine e bambole. E vi dico che in questo momento zero. Veramente zero. Vere proprio zero. Zero. Che poi a Roma sta a lavorare. Ok, sicuro al 100%, ma le notizie sono zero. Poi ognuno di marzo, ormai ci ho fatto caso, ogni sera tira fuori due nomi, butta due nomi così, e ogni giornale butta nomi su nomi, alla fine uno lo prenderai, se tu dici 100 nomi, uno su 100 lo prenderai. E è iniziata la cosa. La verità, ragazzi, è che a Roma non faccio un cazzo, e perciò io non so se la Roma stia progettando in bene o in male. Io vi ho parlato solo della lista che conoscevo, quella di giocatori che piacevano a De Rossi, e ve l'ho riportata. E per il resto, ragazzi, andiamo se a buttà, oppure Dagliale vi deve prendere per il culo, vi deve dire, che ne so, ho visto Icardi al Colosseo che la famiglia a farsi le foto e accosto Icardi a Roma. Questo però lo fanno chi non è del mestiere, ragazzi, può fare una cosa del genere. Dagliale non lo fa, perché Dagliale conosce il calciomercato e come si muove la Roma. E se Icardi, c'era qualcosa con Icardi, state pur sicuri che non veniva né a Roma e né a farsi le foto al Colosseo. Per quanto riguarda il resto, rispetto a una notizia che ha dato Damiano De Skriniar, ma vi rendete conto che le linee guida sono cambiate? La Roma può spendere, anche se il Paris Saint-Germain ti fa questo grandissimo favore di pagarti il 50% del cartellino, la Roma gli dà 6 milioni di euro l'anno, 5-6 milioni di euro l'anno, prende un altro prestito che vuole prendere tutti i cartellini a Roma in teoria, ma anche se magari capita, perché a Roma ti fa tanti giocatori, ti prende un prestito, lo prende da 5-6 milioni di euro, un'altra volta dal PSG come ha fatto con Sanchez, e poi oltretutto Skriniar, che non credo sia l'ultimo arrivato, accetta la Roma, accetta l'Europa League. Tutto a posto, tutto a posto. E per il resto vi posso dire che secondo me Dybala e Inter è tutta... C'è zero, diciamo, non è una cazzata, perché non me la... C'è zero. Facciamo così, perché sembra che zero. Altre cose, invece, vi voglio parlare di cose reali, e vi voglio parlare della società. Partendo, uno, da una cosa che sono venuto a sapere: la Roma perde l'ennesima causa con Berardi e paga 250.000 euro a Berardi, ma non è finita, ce n'è un'altra più pesante, credo. Con contenzioso che si aggira sui 2 milioni e mezzo di euro. Paga lo scandalo, quello di Trigoria, no? Luci rosse, quello di Trigoria, e quei ragazzi, da quello che mi risulta, sui 300.000 euro. Ci saranno altre cause che arriveranno a Trigoria da gente che se n'è andata. Io non lo so se questa è una cosa, una strategia. È buona questa qua di farsi fare tutte le cause. Io dico una cosa, dico, ma non abbiamo degli avvocati buoni che quando vogliamo licenziare qualcuno o fare qualcosa con qualcuno ci dice: oh, buoni, perché guarda che questa com'era, proietti qui ve se inculano, qui te se inculano, qui si inculamo, qui te se inculano. Ci sarà qualcuno che dice: oh, guarda che qua te se inculano, lascia perdere, invece di fare cose. E che qui da un po' di tempo andiamo, già ci stanno i soldi, andiamo a buttare anche milioni di euro per queste cose. Allora, risparmiamo da una parte, perché risparmiamo su tutto il personale che sta a mattaglia, ma se poi buttiamo in cause, che poi cause sono pure processi e paghi anche spese d'avvocato, non so quanto possa convenire. No, Christian, poi passiamo a Friacchino Everton. Eh beh sì, perché comunque se tu vai a pagare 300.000 euro un dipendente che hai licenziato, probabilmente gli potevi fare 5 anni di contratto rinnovo, perché quello è, se un dipendente prende 3.000 euro al mese, lordi sono 70.000, vuol dire che tu gli hai pagato 5 anni di contratto.
e credo che la Roma comunque con questi licenziamenti di massa avrà anche delle denunce di massa, poi vedremo se avranno ragione o torto, ma sul video hanno avuto torto, perché comunque hanno fatto un accordo extragiudiziale, ma gli è costato l'occhio della testa, Sì. l'esempio ve l'ho fatto prima. Per quanto riguarda le altre cause, non ne sono a conoscenza, però conosco il diritto del lavoro. Se comunque tu fai un licenziamento così a tappeto, qualche cosina in Italia comunque ti possono fare. Non c'è la tutela del lavoro che c'era magari 30 anni fa, ma non è che puoi fare come ti pare, e di certo non puoi assumere altra gente se ne cacci tutti questi. Quindi credo che una società di calcio comunque sia anche un pochettino più presa di mira, perché si dà per scontato che comunque non gli cambia la vita, no? 50.000 euro all'anno per indipendente, mentre magari indipendente gliela può cambiare perché deve trovare all'improvviso un altro lavoro, e questa cosa qua, se è fatta veramente all'improvviso, rode, e in Italia, diciamo, la giurisprudenza spesso protegge poi i lavoratori, come credo che è anche giusto che sia. Quindi quello poi lo vedranno i legali. Quindi questo è un po' il mio parere Allora, per quanto riguarda. Cristian, invece andiamo su un altro argomento che con te non ci abbiamo parlato. Tu sei esperto proprio di queste cose qui, sulla società. Che ne pensi di questa offerta ufficiale, ripeto, dei presidenti Friedkin per l'acquisto dell'Everton? Secondo te può essere qualcosa di buono o no? Allora, io su questo ho una mia idea da tifoso, ma da persona anche pensante. A me poco interessa quello che loro fanno al di là della Roma. Li giudicherò al 31 di agosto per quello che hanno fatto con la Roma. E questo è il tifoso pensante, cioè la persona che giustamente ha un cervello e capisce che se tu domani c'hai 10 macchine belle, ma la macchina mia me la pulisci tutti i giorni, è lucida, corre, va benissimo, chi se ne frega delle altre 9 che hai. Però c'è un però. Giustamente, siccome Roma e Everton sono due squadre che non li voglio mettere sullo stesso piano perché negli ultimi anni non lo sono stati, però comunque non c'è una differenza abissale. Non stiamo parlando di una squadra di Serie A e una di Serie B. Certo. Non stiamo parlando di una squadra, la Roma, che vince lo scudetto tutti gli anni e una neopromossa. Stiamo comunque parlando di una squadra di Liverpool, anche se è la seconda squadra di Liverpool, in un campionato come la Premier League che è molto ricco. La mia paura qual è? Laddove dovesse esserci un calciomercato diverso tra le due società o i risultati dovessero essere diversi, le due tifoserie accetterebbero questa differenza? Non c'è il rischio che tu vedi, ma però tu a Roma hai Roma speso no. di più, ma però. A Roma no, te lo dico subito. Esatto. Quindi io credo che questa cosa qui un pochettino mi fa pensare su quello che potrebbe essere una strategia della famiglia Friedkin. Io credo che i tifosi in Inghilterra dell'Everton ci hanno poco da contestare, perché ti arriva un presidente che ti salva fondamentalmente da una situazione in cui non ti si vuole comprare nessuno, e quindi i primi anni c'hai la bolla papale, che gli vuoi dire? Di qua a Roma invece la situazione non è la stessa, perché io vi ricordo sempre, anche avendo difeso i Friedkin, avendo portato i numeri sul tavolo di soldi che hanno messo, ma la Roma in 3 anni non è mai andata in Champions League. L'obiettivo dei Friedkin era vincere lo scudetto, quantomeno avvicinarsi tantissimo entro 3 anni. Obiettivo non fallito, proprio, ma neanche la puzza hai sentito. Poi, per carità, ti è capitato di andare in una coppa ridicola, dove comunque l'hai vinta, bravo, però la Roma, ragazzi, ha fallito tutti gli obiettivi, perché l'obiettivo era quello di andare in Champions già dal primo anno e di avvicinarsi all'Inter di quest'anno per vincere lo scudetto. Quindi la domanda è: se domani abbiamo una campagna acquisti della Roma che non è così eccellente, siamo sicuri che il tifoso della Roma magari non gli viene in mente a dire, però tu certo c'hai un po' di soldi come famiglia, la sei andata a spendere con l'Everton, e qua al quarto anno di progetto con la Roma magari ancora non hai rinforzato la squadra. Io credo che questi presidenti non abbiano mai visto la contestazione a Roma, perché con le loro mosse societarie, quindi aver preso Mourinho, hanno un pochettino buttato anche
il fumo agli occhi, perché io ricordo presidenti della Roma come Rosella Sensi che sono stati contestati anche l'anno in cui hanno rischiato di vincere lo scudetto con l'Inter più forte di sempre. Questi invece non hanno mai visto una contestazione. Se quest'anno, io spero di no, credo ancora che possano fare una bella squadra, anche se sui numeri non sono d'accordo con tanti che ne ho sentiti, e poi magari ne parleremo anche di questo. Ma se dovesse essere che la Roma non riesce ad andare in Champions League, ma come fa una proprietà a giustificare l'investimento su un'altra società in Inghilterra quando tu non riesci a mandare avanti la tua? E vi faccio l'esempio della famiglia. Se io ho una moglie libertina, io sono libertina e posso averci tutte le donne che voglio, ma se c'ho una famiglia che non riesco a tirare avanti, ma me ne faccio un'altra di famiglia. Quindi è chiaro che loro possono fare quello che gli pare, io li giudicherò sulla Roma, ma ho paura che questa sia un'operazione affinché, se fra qualche momento, qualche mese si stancano, di certo non vanno a rivendere l'Everton, perché l'hanno appena comprata. Quindi non lo so. Mi sembra anche una possibile backdoor, una via d'uscita per il futuro, laddove vogliono rimanere nel calcio, ma si stancano, della Roma, perché credo che la Roma adesso, dopo che è andato via Mourinho, Ale, abbia delle necessità maggiori rispetto all'Everton, abbia anche delle pretese maggiori, perché cavolo, stai al quarto anno, quando noi stiamo ancora a combattere col sesto settimo posto, e non va bene. Quindi secondo me è anche una mossa un po' furba che non mi preoccupa per il momento, però secondo me per il futuro potrebbe anche essere che loro poi decidano di rimanere nel calcio e ecco che hanno l'opportunità di uscire dalla Roma, ma di rimanere ancora nel calcio. Questa è un po' la mia idea. Io ti dico una cosa, Cristian, c'è una corazzata sulla Roma, c'è, così mi hanno detto, proprio ragazzi, c'è sta un gruppo importantissimo, ma i Fracchi non vogliono vendere. Sì, Però questo è vero, lo sappiamo. incomincio a pensare che, come dici te, Cre, te prendi l'Everton. C'hai lo stadio apparecchiato il prossimo anno, uno degli stadi meglio d'Europa. Stai nel campionato migliore del mondo. Hai tifosi e comunicazioni che non ti rompono il cazzo. Se tu, qualora Roma perdessi i consensi, no? Se tu, qualora Roma perderesti i consensi, poi dopo alla fine se ci stanno ste cordate, sti gruppi forti che vogliono prendere la Roma lì e ti offrono anche i soldi dove tu puoi andare via anche con una plusvalenza e poi alla fine sai che c'è, dici, i Fracchi Certo. non hanno bisogno di soldi, non gli interessa il miliardo in questo momento, perché il miliardo ci sta a disposizione, non gli interessa. Non è una cosa che gli interessa. Qualora loro un giorno venderanno la Roma, da quello che mi hanno spiegato a me, è solo perché perderanno consensi con i tifosi. Questa è una cosa che ci tengono moltissimo i Fracchi. Ma un gruppo così che ha già la Roma e non la vende e va a comprare una società importante, un club importante come l'Everton, vuol dire che è un gruppo non solido di più, che c'ha tanti tanti soldi. Ragazzi, perché se no faceva la cosa più facile adesso, veniva a Roma e andava a prendere subito l'Everton, magari. Invece no, non lo vogliono fare, però l'Everton potrebbe essere, magari, qualora riuscissero a prenderla, l'offerta c'è sicuro per prendere l'Everton. Però qualora riuscisse a prendere l'Everton nel prossimo futuro, secondo me, si può aprire uno scenario, Christian, secondo me hai ragione, si può fare anche un esempio, l'esempio quello che tu, Christian, dice a lei, vieni con me, andiamo in autosalone che c'è un amico mio che c'ha un autosalone e si vende un Mercedes a due soldi. Vado a vedere sto Mercedes, cazzo, invece di 20.000 euro, questo vende a 12.000 euro. Dico, vabbè, oh, ma io ce l'ho un BMW, agree, io ce l'ho un BMW, però ma lo compro uguale, lo compro uguale sto Mercedes, anche se c'ho il BMW. Però dopo 4-5 mesi, tua moglie comincia a dire, ma che ce famo con due macchine? Io la patente ce l'ho e paghiamo due assicurazioni, paghiamo due bolli, che ce famo con due macchine? E a moglie
tifoso. È il tifoso. E a un certo punto, come dici te, qualora dovessero magari stancarsi, che se vanno a vendere? L'Everton appena comprato, con stadio fatto Certo. e un progetto tutto da fare, magari la Roma gli può essere servita anche come scuola guida, o la Roma, che poi siamo in un campionato, è vero quello del Premier ancora più competitivo, ma ci sono anche altri introiti che salvano le squadre che non vanno in Champions League. Qui se non va in Champions League, ragazzi, se Certo. arriva il prossimo anno non va in Sei finito. Champions League, è una tragedia, ma mica è facile andare in Champions League, anche qualora si confermi il quinto posto per andare in Champions League, perché ricordiamo che c'è il Napoli che ritorna, c'è il Milan, Juve, Inter e c'è l'Atalanta che venderà Cup Miners, ma reinvestirà moltissimo sul calciomercato. Fidatevi, avrà una squadra sempre più forte, allenata da 9 anni dallo stesso allenatore. Perciò è tutta un'incognita. Vediamo quello che succede, però. Lo scenario Everton, allora è vero, la società dice a chiare lettere non vuole vendere la Roma anche se acquista l'Everton, però poi le cose potrebbero anche cambiare, sono d'accordo con Cristian. Allora, dialogo